Oggi continuiamo a parlare dei sistemi trifase e in particolare ci concentriamo sullo studio della potenza in questi sistemi, la potenza elettrica assorbita da un carico di fase C alimentato da una termina di generatori, da un generatore di fase costituito da una termina simmetrica diretta di generatori. Quindi ricordiamo le proprietà di questa termina, ricordiamo che si tratta di tre sinusoidi che hanno stessa frequenza e stessa ampiezza sfasate di 120 gradi e quindi i corrispondenti fasori sono tre vettori con la stessa lunghezza ruotati di 120 gradi uno rispetto all'altro. Bene, se introduco le tre correnti 1, 2, 3 nelle tre fasi 1, 2 e 3, vado a considerare un sistema di fase a tre fili che alimenta un carico C di cui non conosco nulla. Quello che so è che per il principio di conservazione delle potenze la potenza erogata dai generatori sarà anche quella assorbita dal carico. Quindi se voglio calcolarmi la potenza complessa assorbita dal carico C, questa sarà anche uguale a quella erogata dal generatore trifase E e sarà nient'altro che la somma delle potenze complesse erogate dai tre generatori e quindi sarà E1 e 1 coniugato più E2 e 2 coniugato più E3 e 3 coniugato. Ok? Quindi questa espressione generale della potenza assorbita, se volete, dal carico C o erogata dal generatore trifase E1, 2, 3. Ovviamente questa potenza complessa avrà una parte reale e una parte immaginaria. P più G. Che ovviamente dipenderanno dal tipo di carico che andiamo a inserire nel nostro sistema. Questo è un discorso ovviamente generale. Se adesso lo andiamo a particolarizzare, considerando un carico fatto da tre impedenze, inizialmente le consideriamo diverse, quindi abbiamo Z1, Z2, Z3. E1, E2, E3 e abbiamo centrostella dei generatori, centrostella del carico. Cosa accadrà? Accadrà che fronte dell'inserimento di una termina di tensioni con le proprietà che abbiamo indicato nell'ultima lezione, la termina delle correnti, poiché scorrono in impedenze diverse, non avrà in generale le stesse proprietà e quindi voi vi ritroverete, se queste sono le tre tensioni, vi ritroverete le correnti in posizioni
dipenderanno, ricordate, dalla tensione effettiva su queste tre impedenze, che a sua volta non dipende solo dalla tensione della linea, della fase a cui siamo collegati, ma anche delle altre attraverso lo spostamento del centro stella. Quindi in generale vi potreste ritrovare situazioni del genere in cui non c'è nessun tipo di simmetria nelle correnti, ogni corrente avrà il suo angolo di sfasamento rispetto alla tensione della fase, che in generale potrebbe essere diverso, le stesse lunghezze di questi vettori potrebbero essere diverse. Quindi cosa significa? Significa che ciascuno di quei tre contributi alla potenza complessa sarà diverso l'uno dall'altro nel caso generale, e quindi la potenza complessa si calcolerà, per esempio, se vogliamo calcolare la potenza reale, quindi la P sarà la somma del prodotto scalare di questi due vettori più il prodotto scalare di questi altri due più il prodotto scalare di questi due, e questi tre addendi saranno diversi gli uni dagli altri. Questo nel caso generale. Nel caso particolare in cui le tre impedenze sono uguali, quindi il cosiddetto carico equilibrato, cosa accade? Se il carico è equilibrato, esiste un'unica impedenza collegata alla fase cappesima, quindi qualunque sia la fase di impedenza di carico è la stessa. Qui stiamo lavorando su uno schema stella, ma detto in ultima lezione possiamo equivalentemente ragionare su un triangolo, e lo faremo negli esercizi. Bene, se l'impedenza è la stessa, cosa succederà? Vi ricordate, se l'impedenza è la stessa, le fasi si disaccoppiano e quindi la corrente cappesima sulla fase cappesima sarà la tensione stellata della fase corrispondente diviso questa impedenza. E quindi, poiché l'impedenza è unica, la relazione che c'è tra le correnti I1 ed I1, la corrente I1 e la tensione 1, la corrente I2 e la tensione I2, E2, la corrente I3 e la tensione I3 è la stessa. In altre parole, quei tre addendi sono uguali, e quindi la potenza complessa la potete vedere come tre volte uno qualsiasi dei tre. In altre parole, cosa accadrà? Accadrà che vado a sviluppare, quindi calcolo la potenza complessa associata alla fase 1, avremo E con 1 di 1 coniugato, quindi E con 1 4, no scusate, sì, E con 1 4 diviso 0. A con 2 sarà E con 2 4, scusatemi, E con 1 4 diviso Z, ma siccome il valore efficace diviso Z coniugato, ma siccome il valore efficace di E con 1 4 di E con 1 è uguale ad E, questo sarà E 4 diviso Z coniugato. Se fate lo stesso discorso su A2 vi troverete lo stesso risultato, E con 2 di E con 2 coniugato, vado a sostituire, viene con 2 4 valore efficace diviso Z coniugato, e quindi E quadro diviso Z coniugato. In altre parole, ovviamente lo stesso vale per A3, quindi in altre parole la potenza complessa totale sarà 3 volte la potenza complessa assorbita da ciascuna delle tre impedenze. E quindi quando calcoliamo la potenza possiamo sostanzialmente
risolvere il caso monofase, cioè calcolare la potenza per una e poi moltiplicare per tre, cosa che faremo gli esercizi. Okay. Se volessi, vabbè, lo facciamo dopo, lasciamo per ora questo. Benissimo, quindi nel caso generale vale questo, caso generale. Nel caso invece di carico equilibrato sarà, se volete, 3 e 1 i 1 coniugati. In realtà potrebbe essere 1 qualsiasi, mettiamoci l'indice K. Scegliete voi quali di questi calcolare, o 1, 2, 3, ottenete sempre lo stesso risultato. Quindi lo potete mettere in questa forma qui. E cioè 3 e 4 diviso z coniugato, oppure, se conoscete la corrente in linea, 3 z per i 4. Vedete, è la stessa espressione che abbiamo ottenuto per la potenza complessa di una singola impedenza di un circuito monofase moltiplicare per 3. Quindi questa è l'espressione che usiamo se conosciamo la tensione, questa è l'espressione che usiamo se conosciamo la corrente, come ricorderete. Ok? Benissimo, allora ricordate che tutto questo si può sempre esprimere in termini molto efficaci come E per I coseno di Φ e per I coseno di Φ, andando a sviluppare i passaggi come abbiamo fatto nel caso monofase, ricordandovi che Φ, che è lo sfasamento tra corrente e tensione, è imposto da chi? Dall'impedenza, è la fase dell'impedenza, ricordate? Da questo si ottiene la possibilità di generalizzare il concetto di fattore di potenza a un sistema trifase. Nel caso di carico equilibrato è semplicissimo, perché vedete, questo è P e questo è Q, e quindi la fase sarà l'arco tangente di Q su P. Ed è uguale alla fase dell'impedenza, quindi all'angolo dell'impedenza di carico. La fase relativa a questo carico trifase ovviamente coincide con la fase della singola impedenza, visto che le tre impedenze sono uguali. Questo è il caso equilibrato. In realtà, seppure il carico fosse non equilibrato, quindi nella condizione più generale, io posso sempre introdurre il fattore di potenza come il coseno di quest'angolo. Quindi mi calcolo P, mi calcolo Q, dopodiché definisco l'angolo di sfasamento con l'arco tangente di Q su P e il fattore di potenza come il coseno di quest'angolo. Quello che non vale qui è l'ultimo passaggio, perché in questo caso non c'è una unica impedenza, ce ne sono tre diverse. Quella F che troveremo non sarà in generale l'angolo di queste impedenze, sarà un angolo che verrà fuori dall'equivalenza di tre impedenze che sono diverse tra di loro. Quindi il fattore di potenza lo potete sempre definire come il coseno di quell'angolo ottenuto da un numero complesso che ha parte reale P e parte immaginaria Q, e P e Q lo potete sempre calcolare. Ok? Nel caso di equilibrio, allora quello diventa anche l'angolo dell'impedenza. L'impedenza è la stessa. Altrimenti resta in generale il fattore di potenza di un carico trifase definito sulla scorta della conoscenza della potenza che esso assorbe. Se, ripeto, il carico non è equilibrato, la potenza la dovete calcolare linea per linea. Altrimenti la calcolate per una e moltiplicate per tre. Questa è la differenza. Dal punto di vista operativo, noi faremo esercizi solo sui carichi
equilibrato. Vabbè. Tuttavia è importante introdurre un risultato che poi ha delle applicazioni pratiche interessanti, che riguarda la misura di questa potenza. Se volessi misurare questa potenza, in particolare la potenza reale assorbita da un carico trifase, cosa dovrei fare? Dovrei operare quella lettura, dovrei leggere correnti e tensioni. Operare quell'operazione. La lettura della potenza attiva si può fare con uno strumento che si chiama wattometro e viene inserito in questo modo. Ha due coppie di mosse. Ha una coppia di morsetti voltmetrici, cioè morsetti che prelevano la tensione. Immaginate che questa coppia si comporti come questa linea si comporti come il voltmetro, e poi già questi ovviamente vanno collegati in parallelo rispetto ai punti di cui vogliamo calcolare la tensione, e poi hanno una coppia di morsetti cosiddetti amperometrici che vanno collegati in serie per prelevare la corrente. Questo strumento qui, in regime sinusoidale, una volta prelevata la tensione e la corrente, vi restituisce P, e cioè la parte reale del prodotto tra tensione e corrente. Scusate, la parte reale del prodotto tra V fasore e I coniugato. Quindi se questa è V e questa è I, vi restituisce questa lettura. Questo è il wattmetro, lo strumento che useremo. Ovviamente sarà dotato di impedenze interne, però questa fase vedremo, non le considereremo. Ora, se voglio andare a leggere la potenza attiva, potenza reale assorbita da un carico, sto alimentando con il mio sistema trifase un motore trifase. Voglio misurare in tempo reale quanta potenza attiva gli sto dando, quanti watt. Il problema della misura della potenza attiva, perché vi ricordo che è la potenza che poi genera lavoro, sono i watt. Vi ricordo che Q, pur chiamandosi potenza, non sono watt, sono volt ampere attivi. Anzi, abbiamo già visto come bisogna tenere sotto controllo Q, altrimenti sfasano correnti e tensioni e si pone il problema che abbiamo studiato qualche lezione fa di doverli rifasare. Bene, questo è il wattmetro. Allora, come facciamo concettualmente a misurare questa potenza P? La misuriamo andando ad inserire, e questa è la linea, non vi disegno i generatori, non ne abbiamo più bisogno. A monte ci sono i tre generatori, vado ad inserire tre wattmetri prima del carico. Se questo è il carico C, posso pensare ad inserire tre wattmetri. Mi danno tre letture, W1, W2 e W3. Questi wattmetri come sono inseriti? Sono inseriti in serie rispetto alla fase di cui si vuole misurare la corrente. Nel wattmetro la polarità più sulla linea amperometrica indica il morsetto che viene preso come riferimento per la corrente entrante. La polarità più invece sulla parte voltmetrica è la consueta notazione che conosciamo per le tensioni. Quindi se lo inseriamo così significa che stiamo considerando la I1 entrante nel wattmetro, e quindi con questo verso qui. Quindi anche qui wattmetro W2, polarità della corrente entrante
tensione invece viene prelevata a questo mossetto, poi la vedremo un attimo. Qui c'è il mossetto da corrente. Vedete, questi tre watt che sono stati inseriti in modo tale da leggere le correnti di fase, i 1, i 2, i 3, e da prelevare la tensione che c'è tra ciascuna fase ed un centro stella che ho chiamato secondo, che è il centro della stella di questi tre strumenti di misura. W1, vedete, sta prelevando la tensione che c'è tra il punto 1 e O secondo. W2 sta prelevando la tensione che c'è tra il punto 2 e O secondo. W3 farà la stessa cosa tra il punto 3 e O secondo. Ok? Ciascuno di loro, come vi dicevo, legge la parte reale di della tensione fatemela chiamare U del fasore di tensione moltiplicato per il fasore di corrente compresso coniugato. La chiamo U perché questa è una formula generale, ok? Non voglio usare il termine V perché noi il termine V lo stiamo utilizzando in questo contesto per le tensioni concatenate. Quindi U è una tensione generica, potrebbe essere E, potrebbe essere V, dipende da come inserite il watt. Bene? Perfetto. Adesso, questi watt, le correnti che stanno leggendo sono chiare, sono I1, I2 e I3, per come le abbiamo inserite. Le tensioni che stanno leggendo sono un po' meno chiare, perché sono le tensioni prese da tra la fase e un centro stella o secondo. Benissimo. Se assumiamo che tutti e tre gli strumenti siano uguali, in particolare qualunque sia la loro impedenza interna sia la stessa per tutti e tre, e allora questo carico qui, i tre strumenti, è un carico equilibrato, è un carico che si collega al sistema trifase con impedenza uguale. E quindi, per quello che abbiamo visto nella scorsa lezione, il centro stella di questo carico si trova allo stesso potenziale del centro stella del generatore. E quando questo accade, che succede? Che la tensione che cade su questi oggetti è la stessa dei generatori. Quindi, inseriti in questo modo, W1 sta leggendo E1, W2 sta leggendo E2, W3 sta leggendo E3. E quindi, se fate la somma delle tre letture, ottenete proprio parte reale di E1 per I1 coniugato più la parte reale di E2 per I2 coniugato più la parte reale di E3 per I3 coniugato. E questo per definizione sarà la parte reale di A, di AC, e cioè la potenza che cediamo al carico. Quindi, per misurare la potenza, devo tecnicamente inserire tre wattmetri in questo modo. Posso, non è l'unica possibilità. Posso inserire tre wattmetri in questo modo. E sommare le tre indicazioni. Ok? Sul carico non abbiamo fatto alcuna ipotesi. Non c'è bisogno di sapere se è equilibrato o non è equilibrato, non ci interessa. La cosa importante è che la terna di questi tre wattmetri sia un carico equilibrato. E quindi questo sia equipotenziale con il generatore. Poi il centro stella di C, non sappiamo come è fatto, potrebbe anche non essere, ma non è un problema. Bene, c'è la possibilità di
utilizzare questi wattmetri in un modo diverso, nella cosiddetta inserzione Aaron. L'inserzione Aaron è una tecnica per cui io riesco a fare la stessa misura ma con due wattmetri. Nasce concettualmente da che cosa? Da un grado di libertà che avete qui. Voi, in realtà, noi qui abbiamo un centro stella o secondo, ma non è prescritto da nessuna parte dove deve essere collocato questo centro stella, fisicamente. Ok? Ora immaginate di prendere questo centro stella e di farlo coincidere con un punto qualsiasi di una delle tre fasi. Questo qui lo sposto per esempio sulla fase 3. A questo punto immediatamente il wattmetro 3 non serve più perché stiamo leggendo tensione 0. Mi trovate? Sto facendo coincidere questi due morsetti. Faccio sparire il wattmetro W3, ma potrei fare lo stesso per W1, W2 e quindi mi ritrovo una configurazione del genere. Una configurazione in cui io ho due wattmetri, non più tre. E li ho collegati sulla fase 3. Vedete? Ripeto, potrei fare lo stesso spostando quel centro stella sulla fase 1, sulla fase 2. Bene, il teorema di Aaron ci dice che andando a sommare le due letture di questi wattmetri ottengo lo stesso risultato di prima, in termini di potenza attiva, quindi di parte reale della potenza complessa. E andiamo a vedere perché. W1 più W2, questo devo andare a sommare. Bene, stavolta quale tensione sta pescando il wattmetro W1? Non è più una tensione stellata. La tensione stellata è la tensione che troverete tra una qualsiasi fase ed un centro stella che sia equipotenziale con i generatori, come abbiamo visto nella scorsa lezione. In realtà, vedete, adesso W1 pesca la tensione che c'è tra fase 1 e fase 3. Quella che abbiamo chiamato concatenata. Pesca questa tensione. La V1-3 per i 1 coniugati. Il wattmetro 2, che tensione sta pescando? La tensione tra 2 e 3. Quindi V2-3 per i due coniugati. Adesso per la linearità possiamo scrivere che la somma delle parti reali è uguale alla parte reale della somma e poi possiamo mettere in evidenza chi sono le tensioni concatenate. Chi è V1-3? Sarà E1 meno E3 per i 1 coniugati. E chi è V2-3? Tra E2 meno E3. Per i 2 coniugati. Quindi, questo diventa la parte reale di chi? Di e 1 e 1 coniugati più e 2 coniugato più e 3 che moltiplica meno di 1 coniugato meno i 2 coniugati. Ma a questo punto il gioco è fatto perché in un sistema di fase a tre fili, come abbiamo visto la volta scorsa, la legge di Kirchhoff alle correnti impone che I1 più I2 più I3 debba essere 0. Questo significa che I3 è uguale a meno I1 meno I2. Quindi significa che
in quella parentesi, meno di uno coniugato, meno di due coniugato, non è altro che più i tre coniugati. Questo uguale a i tre coniugati. Ecco, stiamo misurando la parte reale della potenza assorbita dal carico, esattamente come prima. Abbiamo dimostrato il teorema di Aaron. Il teorema di Aaron, questo da parte dell'enunciato, come abbiamo visto, non chiede alcuna ipotesi sul carico. Quindi vale qualunque sia il carico, equilibrato o non equilibrato, potete misurare la potenza attiva che cedete al carico C usando due soli watt inseriti su lungo due delle tre fasi. Quindi potete, in questo caso W1 e W2, ma gli stessi passaggi si può dimostrare, si può usare W2 e W3, W1 e W3, sono equivalenti le configurazioni, bastano due dei tre. E questo qualunque sia il carico. Esiste un corollario che non vi dimostro, ma vi enuncio, che dice che nel caso in cui il carico sia equilibrato, quindi questo che vi ho scritto vale sempre. Nel caso in cui il carico sia equilibrato, in realtà con le letture di questi due wattmetri è anche possibile misurare la potenza reattiva assorbita dal carico. La potenza reattiva assorbita dal carico si ottiene da questa formula. La differenza delle letture dei wattmetri moltiplicata per radical 3 vi dà anche la Q con C. Ripeto, questo vale solo per il carico equilibrato. Questo è un corollario che vi enuncio, lo useremo negli esercizi, ma non vi dimostro. Si può far vedere che quando il carico diventa equilibrato, allora in realtà le due misure di potenza attiva combinate in questo modo vi forniscono anche la parte reattiva, e quindi voi con due wattmetri siete in grado, come si dice, di caratterizzare l'assorbimento del carico, e cioè di misurare sia C che Q. Bene, chiudo con due considerazioni finali sui sistemi trifase, poi lì vedremo all'opera negli esercizi. La prima considerazione è che tutte le formule che ho scritto per E le posso adattare nel momento in cui passo alle tensioni concatenate, e quindi ricordando che il legame che c'è tra i valori efficaci di stellate e concatenate è questo qui. Se per esempio abbiamo l'assorbimento di un carico trifase equilibrato, scriviamo nella forma 3 E per I coseno di Φ più J 3 E per I seno di Φ. Questo lo potete anche scrivere utilizzando le tensioni concatenate, ricordando qual è il legame appunto tra concatenate e stellate. Quindi radical 3 di I coseno di Φ, radical 3 di I seno di Φ. La potenza apparente, cioè il modulo di questa potenza, sarà 3 E per I oppure radical 3 V per I. E beh, questo lo vedremo negli esercizi. Quando sarà utile lavorare con le concatenate, l'abbiamo visto nella scorsa lezione, le concatenate sono le tensioni che insistono sui carichi a triangolo. Quindi se il carico trifase è a triangolo,
è più comodo lavorare con le concatenate che non con le stellate. Ricordiamoci questi legami tra l'una e l'altra, semplicemente questo fattore radical 3. Ok? Perfetto. L'ultima considerazione invece riguarda l'operazione che abbiamo già visto nel carico monofase, cioè il rifasamento. Immaginate di avere un carico di rifase sfasato eccessivamente, con un fattore di potenza troppo basso. Il carico di rifase C, avete misurato PC e QC, l'avete caratterizzato per esempio utilizzando Aaron. Una volta nota la potenza attiva e la potenza reattiva, possiamo calcolarci, come l'ho fatto vedere prima, il fattore di potenza, quindi il coseno di φ, cioè il coseno dell'arco tangente di QC diviso PC. Se questo coseno è eccessivamente piccolo, vi ricordo, si scende sotto il 0,9, significa che occorre correggere il carico riducendo l'angolo di sfasamento. Nel caso monofase, come abbiamo fatto? Abbiamo messo in parallelo al carico un carico completamente dinamico, reattivo se volete, con una reattanza di segno opposto rispetto all'impedenza di partenza. Quindi vi dissi, siccome nella realtà le utenze domestiche e industriali tipicamente hanno una natura resistivo-induttivo, quindi sono degli RL, e lo stesso vale anche per i carichi trifase, per compensare l'effetto induttivo si mettono dei condensatori che assorbono una Q di segno opposto. Riducendo Q si riduce l'argomento dell'arco tangente, si riduce quindi l'angolo e si aumenta il coseno. E questo abbiamo già visto nel caso monofase. Nel caso trifase cosa faremo negli esercizi? Faremo una cosa simile. Noi dovremo inserire in parallelo un carico che assorbe solo Q di segno opposto a quella di partenza. Se la Q del carico è positiva, come accade nella stragrande maggioranza delle applicazioni pratiche, dovremo inserire un carico che assorbe una Q negativa, cioè un banco di condensatore. Come ci si inserisce in parallelo in un sistema trifase? L'inserimento in serie è molto più semplice da capire. Se devo inserire tre impedenze in serie, le metterò così, banalmente. Quindi questo carico qui rispetto ai generatori che si troveranno qui a monte è un carico trifase messo in serie, e su questo nessuno di voi ha il minimo dubbio. Ovviamente quando inserisco un carico in serie cosa accadrà? Accadrà che in realtà la tensione che cade, che arriva a destinazione, quindi ai morsetti 1', 2', 3', non sarà, quella che vede il carico non sarà più quella dei generatori, perché ci sarà una caduta sulle impedenze serie, ovviamente, mentre la corrente continua a essere la stessa. Vabbè? Come faccio a inserire un carico in parallelo? Per mettere un carico in parallelo dovrò andarmi a collegare in questo modo. Voglio un carico in parallelo, un po' quello che abbiamo visto prima per la terna dei wattmetri, mi posso per esempio collegare così. Vedete? Mi collego con tre impedenze, in questo caso a stella, ciascuna delle quali, vedete, ha un morsetto su una delle tre fasi e poi ha un centrostella o secondo. Questo è una condizione parallelo rispetto al generatore e rispetto al carico. Da cosa si capisce che parallelo? Perché stiamo pescando la stessa tensione. La tensione che c'è qui, se questi sono equilibrati, per esempio, è più semplice capirlo. La tensione che c'è qui è la stessa che c'è qui, da questo punto a questo punto. Ok? Questo è un carico parallelo a stella, quindi su queste tre impedenze equilibrate cadrà la tensione stellare. Se voglio collegarmi in parallelo con un carico a triangolo,
avrò una configurazione del genere. Ed a questo punto, su ciascuna delle impedenze, che tensione insiste? Questo è più semplice da vedere, perché se seguite due morsetti di questa impedenza, uno sta qui e l'altro sta qui, quindi sto prelevando la V2-3, tensione concatenata tra fase 2 e fase 3. Questa sta prelevando la V1-2 e questa sta prelevando la V3-1. Questo è un carico trifase parallelo alimentato dalla tensione concatenata, perché abbiamo messo i tre elementi a triangolo. Okay? Benissimo, come opereremo il rifasamento di un carico? Quando avremo un carico sfasato, dovremo aggiungere qui una Q negativa, se QC iniziale è positivo, come accade questo. Quindi dovremo mettere un banco di condensatori che dovrà assorbire la Q necessaria per riportare l'angolo ad un angolo tale per cui il coseno sia almeno 0,9. Useremo la stessa formula che abbiamo usato nel caso monofase, moltiplicando per 3, visto che adesso i tre condensatori li considereremo uguali e quindi la potenza assorbita da ciascuno di loro sarà moltiplicata per 3 per ottenere la potenza complessiva. Cosa cambia nelle due configurazioni? Noi vedremo che rifaseremo con uno schema, con un banco a triangolo o a stella. Cosa cambierà? Nella formula del rifasamento il valore della capacità da inserire è legato alla tensione con cui viene alimentato il condensatore. Quindi quando avremo uno schema a triangolo, la tensione da inserire sarà quella concatenata. Quando avremo uno schema a stella sarà la tensione stellare. Questo adesso è inutile soffermarci troppo, lo rivedremo perché sarà oggetto di esercitazione. Qui più che altro mi interessa lo schema concettuale. Lo schema concettuale è il seguente: noi a questa sezione abbiamo un certo assorbimento, da questa sezione del sistema in giù abbiamo un certo assorbimento di P e di Q, che non va bene perché Q è eccessiva. Indice del fatto che lo sfasamento tra tensione e corrente è eccessivo, il fattore di potenza è troppo basso e il sistema lavora in una condizione non ottimale. Vi ricordo perché, abbiamo visto già nella lezione dedicata al rifasamento, questo non è un problema per chi riceve energia, ma per chi la fornisce. Chi riceve energia pagherà sempre l'integrale nel tempo di P, che è la potenza attiva, sono i watt. Il nostro contatore conteggerà l'integrale della potenza reale. Quindi non ci interessa, dal punto di vista della fatturazione, il fatto che questa venga assorbita con una certa Q o con un'altra Q è indifferente. Il problema che ho fatto vedere è che se Q cresce, chi vi eroga energia a parità di potenza, a parità di tensione, deve aumentare il livello di corrente. E quindi con tutto ciò che questo comporta in termini di inefficienze lungo la linea. Quindi cosa faccio quando vado a ripesare? Io ho questa situazione a questa sezione, voglio che il generatore alla sezione a monte veda un carico rifasato. E quindi, applicando la conservazione delle potenze, io a questa sezione che carico vedo? Vedo un carico che assorbe la stessa PC, perché qui non c'è P, e assorbe una Q totale, che è la somma di quella iniziale più quella fornita dai condensatori. Se queste due Q hanno segno opposto, io teoricamente le potrei anche portare a zero. Se le porto a zero, addirittura l'arco tangente diventa zero, il coseno diventa 1 e sono nella condizione migliore in assoluto. Le condizioni contrattuali non ci impongono un rifasamento a zero, ci danno elasticità del 10% e quindi tecnicamente poi il rifasamento lo faremo ad un coseno che è 0,9, non è 1. Okay?